Ladies and gentlemen. Ciao popoli Lega Nerd, bentornato a un nuovo croccantissimo episodio di Popcorn Time. Io sono Gabriella, come ormai avrete capito, sono il vostro cicerone delle uscite cinematografiche della settimana. Allacciate le cinture perché questa settimana si vola, si combatte, si sogna. Questa settimana c'è tanta roba al cinema. Iniziamo alla massima potenza e quindi go Power Rangers! Direttamente dagli anni 90 i mitici 5 in tutina di spandex tornano al cinema. I Rangers arrivano in una nuova veste, ma saranno degni di questo potere? Quando scoprono che la cittadina di Angel Grove e il mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, 5 normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente, i Power Rangers. Prescelti dal destino, i 5 giovani eroi si renderanno ben presto conto di essere gli unici in grado di salvare le sorti del nostro pianeta. Voi quali Ranger eravate da bambini? Io adoravo Trini, Yellow Ranger, ma non vi nascondo che da grande, quando ho scoperto dell'identità sessuale un po' ambigua tra il mashup Giappone e America, sono rimasta non poco sconvolta. E restiamo sempre nell'action e nelle saghe, ma cambiamo totalmente tematica. Torna la vampira guerriera Selene e l'eterna sanguinosa lotta tra vampiri e Lycan con Underworld Blood Wars. Ultimo capitolo della serie di grande successo, Underworld Blood Wars, segue la guerriera vampira Selene, costretta a difendersi dai brutali attacchi che le vengono sferrati dal clan dei Lycans e dalla fazione di vampiri che l'ha tradita. Con al fianco due soli alleati, David e suo padre Thomas, deve porre fine all'eterna guerra tra Lycans e vampiri, anche se questo significa per lei l'estremo sacrificio. Riconosciamolo, come tutte le saghe, anche questo ormai ha più bassi che alti. Ma 10 anni fa ero veramente una fan di Underworld. Rispecchia il mio animo da vampira seducente. Yeah, keep it as a gift from me. Direttamente dal mondo delle startup arriva la storia di Gomnia e del suo creatore Matteo Achilli, in un film tutto italiano diretto da Alessandro Dall'Atri. Basato sulla storia vera del 24enne Matteo Achilli, che a 18 anni, esasperato dall'ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare in modo innovativo domanda e offerta di lavoro. All'inizio nessuno crede al progetto e molti sono i palchi pronti ad approfittare di lui, ma quando arriva finalmente la svolta, Matteo sembra essere travolto e accecato dal successo. Riuscirà a inquadrare nuovamente i suoi obiettivi? Ma se io vi dico gli strani ometti blu, alti su per giù, due meno poco più, cosa vi viene in mente? Dai, non mi cadete sulle basi, sto parlando di Puffy, che torna in una nuova puffosa avventura cinematografica. I Puffy, viaggio nella foresta segreta. Una misteriosa mappa spinge Puffetta, Quattr'occhi, Tontolone e Forzuto a una corsa emozionante ed avvincente attraverso la foresta segreta, un luogo abitato da creature magiche, per trovare un misterioso villaggio perduto, prima che ci arrivi il perfido mago Gargamella. Intraprendendo un viaggio mozzafiato, ricco d'azione e pericoli, queste piccole creature blu arriveranno a scoprire il più grande segreto dietro la storia dei Puffy. Una settimana che non scherza per niente con i Feels. Voi che ne dite? Io vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me in questo episodio. E se questo video vi è piaciuto, pollicione in su, spammatelo a motore e ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo Popcorn Time. Ciao! Io e le mie occhiaie. Direttamente dagli anni 90, i mitici 5 in tutine di spa. I mitici 5 ragazzi in tutine di spandex e talmente tematica. Dai, portiamocela a casa. Mentre al mondo delle startup arriva la storia dei Dai. Le puppi siamo così. Noi siamo i puppi blu. Bionda inside proprio. 42.